Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda, trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassifep.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza, fratellicalegari.it. Il Lecco domina e vince con il Novara 3-2 dopo una gara veramente dalle mille una notte tra gol, errori e soprattutto lungo blackout a metà secondo tempo per 40 minuti, gara che non si è giocata. Lo vedremo poi nei riflessi filmati. Il Lecco che comunque ammazza grandi riesce a prendere un altro scalpo importante dopo quello della Carrarese. Questa volta il Rega Monticelpi cade la quarta in classifica alla squadra piemontese. Minuto numero 5, Giudici da lontano para Marchegiani a terra su questo tiro comunque affilato. Strambelli, Danna scambiano sulla fascia di destra, i due giocatori pugliesi, il cross al centro, Capogni arriva un attimo in ritardo con il sinistro, non trova la porta di Marchegiani, le premesse comunque sono di quelle buone. Danna sfonda al quindicesimo, il tiro va verso l'esterno, colpisce l'inferriata della curva sud dove ci sono assiepati veramente tanti tifosi arrivati da Novara. Cross dalla destra, Carissoni, la conclusione, poi Safaricas che la combina decisamente grande su questa conclusione del numero 3 Cagnano, che quindi si toglie la soddisfazione di segnare sotto la curva nord. Veramente grave l'indecisione di Alex Safaricas, che così mette una macchia su una serie di prestazioni assolutamente positive che l'avevano portato a essere comunque eletto come uno dei migliori giocatori blu celesti per rendimento. Alla mezz'ora Lecco comunque reagisce, Capogna al centro dell'area scarica su Strambelli il tiro che va verso l'esterno della porta, Marchegiani in tuffo plastico respinge la conclusione. Minuto numero 34, pressione alta portata dal Lecco, fallo di Giudici che subisce quindi il primo provvedimento disciplinare della sua gara. Al 36esimo ancora sulla sinistra il Novara cerca lo sfondamento, lo trova anche ma non trova la conclusione giusta, Bortolus il miglior marcatore della squadra ospite. 40esimo, Strambelli al centro, Capogna buca, Danna no e trova ancora una volta la marcatura Simone Danna, la prima tra le mura amiche di questa stagione. Sarà una gran partita la sua, veramente la palla affilata di Strambelli è perfetta. Capogna non ci arriva, ci arriva assolutamente sì Simone Danna alle sue spalle. Poi la scivolata English style in una giornata che richiama molto il clima inglese, quel del Riga Monticelpi. Secondo tempo, minuto numero 48, Lecco che prova a sfondare, non ci riesce. Poi al 49esimo la percussione di Giudici, il tiro di Strambelli ancora bene, Marchegiani con i pugni a respingere. Poi al 56esimo, 58 e 9 secondi, si interrompe la gara, riprenderà solo dopo 35-40 minuti. Lecco parte comunque bene, abbiamo visto anche comunque una bella coreografia della curva nord. 66esimo, Strambelli riesce a trovare la buona palla al centro, Danna e poi Capogna con la testa sull'uscita assolutamente errata di Marchegiani, che più volte si era lamentato per il basso tono delle luci a suo dire, così come hanno fatto anche i suoi compagni di squadra. La gran giocata di Strambelli da fermo, ubriaca due giocatori del Novara, poi Danna al centro, palla morbida, Capogna molto sensibile con il suo colpo di testa. Seconda rete consecutiva dopo quella segnata a Vercelli e la fiondata di Danna che chiude la gara solo tre minuti dopo con il destro dal basso verso l'altro, bacia anche la traversa e poi va a mostrare la 11 alla curva nord, verrà ammonito, chi se ne frega, direbbe lui magari. Rivedendo queste immagini, Danna sfonda allegramente sulla destra, la sua conclusione veramente imprendibile questa volta sì per Marchegiani. Insomma, il Novara non ha che da guardare e ammirare questo gesto. Minuto numero 84, sfondamento centrale, Sbraga conclude con il mancino, Giudici colpisce con la mano, calcio di rigore e anche secondo giallo per Luca Giudici, che quindi deve lasciare il campo prima di un finale che si preannuncia infuocato. C'è il fallo di mano
c'è anche il giallo secondo quello che è il nuovo regolamento, giudici che lascia l'MLM il campo e si impiega veramente tanto ad abbandonare il Rigamonticeppi. Bortolussi dal dischetto non ha problemi a bucare Safarikas, che quindi per la seconda volta consecutiva è costretto a capitolare per un calcio di rigore assegnato contro la Calciolecco, anche in questo caso comunque provvedimento disciplinare giusto a termini di regolamento, quello preso dal direttore di gara, che poi espelle anche Ferhat Yusufi, terzo portiere blu celeste, per una palla lanciata verso il centro del campo al minuto numero 94. Vedremo poi di quale sarà l'entità del provvedimento che verrà preso dal giudice sportivo. Minuto numero 97, Malgrati, la palla spazzata ed è veramente l'ultimo sospiro di una gara infinita che arriva al 97esimo con 35 minuti di stacco per il blackout, e poi alla fine non si risparmiano tensioni soprattutto tra Gonzalez e Safarikas, ma ecco, porta a casa i tre punti che gli servivano.